Quest'anno la Cantina Frentana festeggia i 60 anni della sua fondazione con una serie di iniziative locali e nazionali che hanno visto, da un lato, la partecipazione attiva alle più importanti fiere di settore e dall'altro coinvolto i circa 400 soci conferitori. Abbiamo raggiunto dei risultati molto ottimali e io sono soddisfattissimo, ma tutta la base sociale che oggi ha dato la conferma praticamente approvando un bilancio molto positivo. Il valore della produzione totale vanta oltre 1 milione di bottiglie e 3 milioni di fatturato. Dato positivo anche sul fronte conferimenti. Tra le sfide avviate anche l'aggregazione con Cantina Sangro di Fossacesia per un grande progetto di sviluppo vitivinicolo dell'area frentana. Tradizione, innovazione, espansione sono i cardini della Cantina Frentana su cui progettare il futuro. Può essere questa anche per il futuro? Ma non può essere solo questa, la Cantina Frentana in questi 60 anni è stata espressione del territorio, è stata espressione di una società che si è evoluta ed è arrivata fino ad oggi come una delle cantine espressioni del territorio. Vogliamo che continui ad esserla non solo per l'Abruzzo, per l'Italia, ma anche per tutti i mercati dove ci sarà possibile esserlo e dove sarà possibile essere presenti con i nostri vini. Professor Mauro, un punto di merito della Cantina Frentana è stato credere 60 anni fa nella cooperazione. Siamo sul finire degli anni 50 e in una situazione di arretratezza generale dell'Abruzzo e il fatto di aver dato vita alla cooperazione riducendo la frammentazione del mondo contadino nel settore vinicolo ha significato a mio avviso una scelta di grande coraggio anche strategica e oggi rappresenta insieme al settore generale vinicolo uno dei punti di forza della nostra regione. Concludendo è stato veramente